Buonasera a tutti e benvenuti. Per chi si fosse collegato con noi oggi per la prima volta, ricordo che Estrema Ratio è il titolo di un libro di Franco Fortini che ha insegnato presso la nostra università tra il 1971 e il 1989. Estrema Ratio è stato scelto come titolo per questo ciclo di lezioni e dialoghi organizzati dal Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne dell'Università di Siena, nella convinzione che in queste settimane le istituzioni pubbliche abbiano il dovere di proseguire la propria attività con mezzi nuovi ed appunto con estremi rimedi. Gli incontri precedenti sono disponibili sul canale YouTube del nostro Dipartimento. Per quanto riguarda invece i prossimi incontri, vi anticipo che saranno nostri ospiti Paola Italia il 20 maggio, Barbara Carnevali e Andrea Pinotti il 27 maggio. Il 3 giugno sarà la volta di Daniele Giglioli e il 10 giugno di Simone Beta e Giuseppe Cederna. Per la conclusione, il 22 giugno è prevista una tavola rotonda dedicata a Francesco Orlando a 10 anni dalla sua scomparsa e coordinata dal nostro direttore, il professor Pierluigi Pellini. Oltre al direttore, permettetemi di ringraziare anche gli altri docenti che hanno ideato questi eventi, Guido Mazzoni, Maria Rita Vigilio ed Emanuela Carbè. Ad Emanuela va il nostro ringraziamento affettuoso anche perché sta coordinando la parte tecnica, così come va a Marco Chesi e Fabrizio Di Fuccia dell'area Servizi Informativi e a Patrizia Caroni dell'ufficio Comunicazione. Passo quindi a introdurre l'oratore di questa sera, che in realtà non avrebbe bisogno di presentazioni. È con grande piacere che diamo il benvenuto a Maurizio Bettini, professore emerito di filologia classica all'Università di Siena, dove ha fondato il Centro Antropologia e Mondo Antico di cui è direttore. Studioso di fama internazionale, ha insegnato presso l'Università della California a Berkeley e al Collège de France a Parigi. Non è facile riassumere il contributo che il professor Bettini ha dato agli studi classici. Semplificando, potrei dire che il suo principale campo di studi è costituito dalla riflessione antropologica sulla cultura greca e romana, spesso in rapporto con la modernità. Presso la casa editrice Il Mulino, il professor Bettini è responsabile della collana Antropologia del Mondo Antico e ha pubblicato, fra gli altri, i saggi Elogio del Politeismo nel 2014 e da ultimo, nel 2019, Dai Romani a noi. Con l'editore Einaudi ha invece pubblicato, per limitarci ai titoli più recenti, A che servono i greci e i romani, Il presepio Antropologia e storia della cultura, un'ottima idea regalo direi per il prossimo Natale, e nel 2019 Homo Sum, esseri umani nel mondo antico, oltre al noto saggio che vi mostro, Vertere, un'antropologia della traduzione nella cultura antica. Di particolare interesse relativamente al tema di questa serata, come avete intuito. Sempre con la casa editrice Einaudi, il professor Bettini dirige la serie intitolata Mitologica, in cui all'analisi dei miti curata da vari studiosi ha affiancato i suoi racconti variamente connessi con i miti di Elena, Narciso, Edipo, le sirene, Circe, Enea ed Arianna. Come si può evincere da questa serie di racconti, oltre che un classicista e un grande divulgatore della cultura antica, in particolare come collaboratore della pagina culturale del quotidiano La Repubblica, il professor Bettini è anche un affermato narratore e ha pubblicato diversi romanzi, tra i quali spiccano quelli usciti con Einaudi, In fondo al cuore eccellenza, Le coccinelle di Redun, risultato poi vincitore del premio Mondello, e nel 2013 con l'obbligo di Sanremo. Conclusa questa presentazione, do infine la parola al professor Bettini, ricordando che la sua lezione si intitola La maledizione di Babele e il dono di Hermes, venture e sventure della traduzione, e augurandovi buon ascolto. Grazie Filomena, grazie a tutti, buonasera a tutti voi che mi ascoltate, spero anche che mi vediate, questo io non posso saperlo. La mia lezione comincerà, non è una lezione, è una conferenza, comincerà con una citazione ovviamente di George Steiner, il quale nelle prime pagine di Dopo Babele
si poneva questa domanda, no? Ma perché gli esseri umani devono parlare migliaia di lingue differenti e reciprocamente incomprensibili? In effetti è una domanda che Stein stesso diceva, me la pongo ma so di infilarmi in un ginepraio senza fine, perché in effetti è molto arduo spiegare per quale motivo degli esseri biologicamente e cognitivamente così simili come gli uomini devono parlare lingue così radicalmente diverse fra loro. Si tratta di un interrogativo che si pongono da molti secoli ormai linguisti e più tardi anche antropologi, ma che nelle culture che noi consideriamo, diciamo, di interesse etnografico, oppure nelle culture antiche, ci si pongono ugualmente, salvo che questa volta lo si fa attraverso lo strumento del mito. Cioè anche quelli che noi consideriamo gli altri si pongono questa domanda: ma perché gli uomini devono parlare lingue così diverse l'una dall'altra? E i miti funzionano più o meno tutti allo stesso modo, perché c'è una prima fase in cui si dice: gli uomini parlavano tutti nella stessa lingua, si capivano benissimo fra loro. Poi è successo qualcosa e gli uomini, in seguito a ciò, hanno cominciato a parlare lingue differenti. E naturalmente, è dopo questo qualcosa che le narrazioni si diversificano. E quindi, per esempio, non so, può essere una carestia. Una carestia confonde la mente di un popolo presso i Basania dell'Africa orientale, oppure presso i Kashanagan dell'Assam, c'è cioè il comportamento bizzarro e birichino di una principessa che costringe i suoi sudditi a inseguirla in una foresta. Chi incontra un determinato pitone comincia a parlare una lingua differente. Questo è un mito che meriterebbe essere approfondito perché è troppo bizzarro perché non ci sia un significato dietro. Altre volte ci sono dei miti semplicemente buffi. Cioè, entra un topo in una capanna, tutti cominciano a inseguire il topo, nessuno lo trova, e però quando alla fine questo topo viene trovato, tutti parlano una lingua diversa. Oppure c'è un pasto cannibalico, sono anche versioni più truci, un pasto cannibalico in cui a seconda della parte del corpo, diciamo, di questa persona che viene mangiata, ci si diversifica nel linguaggio. Anche questo è un mito che meriterebbe chiaramente di essere approfondito. Altre volte il mito è più trasparente, per esempio presso gli indiani Hopi dell'America settentrionale è un uccello, quello che si chiama il mockingbird, cioè l'uccello che prende in giro letteralmente, mockingbird, che ha insegnato a parlare diversamente ai vari popoli. È interessante perché il mockingbird è noto presso gli ornitologi perché può inglobare nel proprio canto anche dei frammenti di melodia o di canti di altri uccelli. Per cui è lui stesso un uccello poliglotto, no? Quindi è interessante che l'uccello poliglotto che può parlare, tra virgolette, la lingua di vari uccelli, poi a sua volta è quello che ha introdotto gli uomini alle lingue diverse. Come sapete, invece, la Genesi ha fatto dell'origine delle lingue il risultato di una colpa. Cioè gli uomini, per la loro superbia, hanno avuto come condanna la Babele linguistica, e noi sappiamo che la tradizione biblica ha una certa inclinazione, diciamo, per porre sotto la veste di colpe o trasgressioni grandi movimenti, mutamenti nella storia dell'uomo. Anche i greci avevano un mito di origine della lingua. Allora, il mito è molto rapido e semplice. Si dice che all'inizio, al solito, tutti gli uomini parlavano la stessa lingua e vivevano sotto il regno di Zeus, e poi era venuto Hermes e Hermes aveva interpretato, si dice, interpretato le lingue degli uomini, cioè aveva creato le lingue per i vari uomini. E in questo modo, tra l'altro, introducendo la discordia fra gli uomini e il conflitto. Questo, diciamo, non è strano perché Hermes corrisponde in qualche modo a quello che gli antropologi chiamavano il trickster, cioè il personaggio ingannatore, no? Quello che turba, e che però è anche produttore di grandi trasformazioni culturali. Cioè questo è un personaggio che unisce lo sconvolgimento con la trasformazione e la creazione culturale. Quindi qui Hermes è un po' trickster, perché da un lato crea confusione, discordia, dall'altro però crea qualcosa che prima non c'era, le lingue.
Non bisogna però farsi sfuggire la peculiarità di questa divinità, perché Hermes, come dire, ridurlo a trickster e impoverirlo molto, è un dio importante, è un dio che ha grande importanza nella religione dei greci e soprattutto è il dio della comunicazione, cioè Hermes è per definizione il dio che è dio dell'ermeneutica, insomma, il dio che mette il rapporto, che è il dio della parola, è il dio a cui è sacra la lingua. E quindi, in qualche modo, ecco, questo è interessante, Hermes da un lato separa le lingue, dall'altro però è quello che mette in campo le risorse per passare da una lingua a un'altra. Cioè, è solo un dio poteva fare una cosa del genere, no? Cioè, da un lato creare la separazione linguistica, dall'altro fornire agli uomini gli strumenti dell'ermeneutica, cioè della traduzione, del passaggio da una lingua all'altra. Quindi l'Hermes che divide è lo stesso dell'Hermes che unisce. Si vede che questo diciamo, è un mito molto ricco. Chi l'ha elaborato ha pensato che la diversità fra le lingue non fosse una condanna, ma fosse una creazione degli dèi, cioè fosse un dono divino. A Hermes sono accreditati altri doni culturali all'umanità, tanto per cominciare la musica, perché Hermes è il dio che crea la lira, e a Hermes, su questo ritorneremo anche più avanti, sono accreditati anche i caratteri dell'alfabeto che lui avrebbe scoperto e donato agli uomini osservando il volo delle gru. Quindi musica, scrittura e linguaggi, questi sono doni di Hermes, ma è interessante che la Babele non è una Babele, è un dono degli dèi. Quindi noi che poi per secoli, dopo che la cultura ebraica, la tradizione biblica è entrata nella nostra cultura occidentale, abbiamo continuato a sentire, bene o male, la diversità delle lingue come una condanna, perché così è il risultato di una trasgressione, è una punizione, punizione di un peccato. In realtà, diciamo, seguendo il modello Hermes, avremmo dovuto considerare ciò un dono. Un dono faticoso, naturalmente, come tutti sanno, tutti coloro che hanno studiato una lingua straniera o più lingue straniere sanno che è un dono faticoso, ma sanno anche che è un grande dono, perché la lingua non è semplicemente un modo di esprimere dei significati attraverso dei suoni, ma la lingua è un modo di pensare il mondo. Ciascuna lingua è un universo semiotico, culturale, che costruisce la realtà attorno agli uomini, dà senso all'ambiente in cui vivono e addirittura permette agli uomini di crearsi altre realtà diverse, ulteriori rispetto a quelle in cui vivono. Quindi una lingua, diciamo, è un dono straordinario, perché è quello che ci permette di pensare noi stessi, pensare gli altri, pensare la propria storia, il proprio passato, il proprio futuro in un certo modo e ogni lingua lo fa in un modo diverso. E man mano che ci si allontana, diciamo, dalle lingue più note e si va verso quelle più lontane e più ignote, si continuano a scoprire universi meravigliosi di organizzazione della cultura. Quindi Hermes è da un lato quello che dona questi universi culturali, separandoli. Dall'altro è quello che permette di entrare, di passare da un universo all'altro. Allora, tornando all'oggi, quale sarebbe la situazione di Hermes oggi, no? Cioè questo lascito culturale che lui ci ha dato, le lingue separate e la possibilità di interpretarle. Ecco, come siamo messi? Beh, diciamo, cominciando dalla molteplicità delle lingue, siamo messi male. Le lingue parlate attualmente sulla superficie del pianeta si calcola che siano circa 7.000, sono molte in apparenza, ma in realtà sono infinitamente meno di quelle che venivano parlate fino a non molti secoli o decenni fa. C'è una stata e c'è tuttora un'enorme moria linguistica attorno a noi. Per esempio, delle lingue del Nord America, le uniche due che hanno qualche speranza di sopravvivenza sono il Navajo, che è una lingua ancora utilizzate in certe emissioni radio nel Southwest dell'America, e lo Yupik Eschimese per lo stesso motivo. Mentre nell'America meridionale l'unica lingua che abbia una dimensione, diciamo, un po' ampia e quindi speranza di sopravvivenza è il Guarani, che è considerato lingua ufficiale del Paraguay. Altrimenti,
le lingue stanno scomparendo man mano. E si pensa anzi che nel prossimo futuro queste 7.000 lingue siano destinate inevitabilmente a ridursi, per tanti motivi, perché finiscono le persone che le parlavano, per motivazioni di carattere economico, per la violenza di regimi e governi che impongono determinati linguaggi nazionali su linguaggi, su lingue minoritarie, diciamo, e così via. Purtroppo le ragioni sono infinite. E questo è una grande perdita perché quando muore una lingua, muore insieme con lei una cultura, come cercavo di dire. Cioè una lingua, dico cose banali, ma insomma è la trasparenza di una cultura. Tutti noi classicisti, per esempio, che studiamo greco e latino, sappiamo che anche con questa modesta conoscenza di due lingue antiche, già abbiamo la possibilità di accedere a una memoria culturale meravigliosa, amplissima, di grande ricchezza, di grande diversità rispetto a quella che è la nostra esperienza di memoria culturale. Quindi veder morire una lingua, sapere che non è più parlata, non è più registrata, non esiste più, è davvero come la perdita di una specie vivente. E non a caso noi stiamo vivendo la stessa esperienza sia nella moria delle lingue sia nella moria delle specie naturali. Quindi l'Hermes moltiplicatore di linguaggi non sta tanto bene, perché se lui si era preoccupato al suo tempo di separare le lingue, in realtà il suo dominio si sta riducendo. L'Hermes comunicatore come è messo però? Beh, qui in un certo senso andiamo meglio perché sappiamo che da alcuni decenni a questa parte, soprattutto l'inglese americano, ha fatto sì che culture e lingue, quindi popoli che prima avevano difficoltà a comunicare, adesso possono farlo attraverso una grande lingua di comunicazione, una lingua che si sta globalizzando, che è appunto l'inglese. E quindi Hermes, traduttore, Hermes Ermeneuta, è un... In questo senso è un Dio che sta prosperando. Naturalmente, però, bisogna tenere presente che un conto è comunicare e un conto è tradurre. Quindi, quando noi parliamo di tradurre, parliamo di un'operazione che ci permette di entrare dentro una lingua che non è la nostra, di esplorarla, di arrivare, appunto, come cercavo di dire, alla sua memoria, al suo midollo culturale, alle rappresentazioni del mondo che porta con sé, e per trasferirla in qualche modo nella nostra. Quando invece noi utilizziamo una lingua comune per comunicare fra persone che parlano lingue rispettivamente diverse, beh, questa è già una cosa bellissima, però noi riversiamo pensieri nostri in una lingua di cui noi non abbiamo la memoria. Fa un'enorme differenza. Noi, a meno che uno non abbia avuto la fortuna di essere bilingue, di avere, non so, genitori di cui uno è anglosassone e l'altro no, e che quindi hanno avuto un'esperienza dell'inglese americano intima, tutti quelli che hanno studiato l'inglese, che possono comunicare col collega giapponese, cileno o armeno, è una cosa bellissima, ma sempre riversando pensieri in una lingua di cui non si ha la memoria. Questo fa una differenza grandissima. Il nostro è veramente un mondo complicato e in cui è difficile, difficilissimo orizzontarsi, perché a seconda di come si guardano le cose, come si sposta, diciamo, l'obiettivo, cambia anche come il nostro modo di valutare i fenomeni. A cosa mi riferisco? Da un lato c'è questo incredibile fenomeno di globalizzazione economica e culturale e quindi anche linguistica che ho brevemente descritto. Dall'altro però c'è un movimento uguale e contrario che è un movimento di chiusura, un movimento verso la separazione delle identità. Avete visto tutti, diciamo, che cosa è successo in Spagna, con i catalani che vogliono separarsi dal resto della Spagna, abbiamo visto la Brexit, vediamo quotidianamente quello che accade nei confronti degli immigrati o dei Rom, cioè tutti quelli che non sono noi, diciamo. Quindi c'è una grande chiusura progressiva, chiusura verso l'altro, nella creazione di circoli che a volte poi sono circoli concentrici, perché dentro le un'identità nazionale sono poi le piccole identità
regionali, poi ci sono le piccole identità locali e via discorrendo. Cioè, l'identità è un processo infinito, diceva Ibsen, da qualche parte come una cipolla, no? Si sfoglia, si sfoglia, si sfoglia, poi alla fine non ti resta nulla, ma si è sfogliata tutta la cipolla, è finita. Ecco, questo è un po' l'identità, è un processo senza fine ma potentissimo, perché sta determinando fenomeni sociali, culturali, anche economici di enorme portata. E dicevo, è un mondo complicato perché se questo fenomeno porta alla separazione, porta al conflitto, porta anche a delle stragi, perché non dimentichiamo mai che la Serbia, il Ruanda, l'India fondamentalista, in nome dell'identità hanno perpetrato bagni di sangue, quindi è un fenomeno che va trattato anche come un fenomeno pericoloso, che però improvvisamente potrebbe avere un significato positivo proprio per l'Hermes che descrivevo prima, cioè quello separatore dei linguaggi. Perché? Perché se le lingue locali o regionali vengono assunte nel bouquet dell'identità, c'è un vantaggio paradossalmente, cioè che vengono protette e vengono potenziate. È quello che è avvenuto per esempio in Italia, in qualche modo con i dialetti, dove in certe regioni, in certi comuni, si insegnano a scuola i dialetti, per non perdere queste, che dicevo prima, visioni del mondo, e per non parlare delle lingue regionali che stanno, come dire, riprendendosi dalla persecuzione degli stati nazionali, come è avvenuto in Spagna, come è avvenuto in Francia e in tanti altri paesi. Quindi l'identità in qualche modo può giovare alla ricchezza, alla conservazione delle ricchezze linguistiche, è un fatto positivo. Mi chiedo se Hermes sarebbe l'identità. Io penso sinceramente di no. Penso di no perché l'identità è separazione, è opposizione, esiste proprio per opporsi, no? Uno è identico, idem, è identico a se stesso se si oppone a qualcos'altro, se è A che si oppone a B può dire di essere A, altrimenti non funziona questo meccanismo. Ecco, appunto, questo è il contrario di Hermes. Hermes è il dio dei passaggi, il dio dei rapporti, il dio degli scambi, il dio appunto dell'ermeneutica, della traduzione, dell'interpretazione. Hermes non potrebbe essere un identitario e per dirla in maniera più spicciola, tutti i movimenti sovranisti italiani, europei, non credo che potrebbero avere simpatia per Hermes, messo, cioè il problema non si pone perché probabilmente non sanno chi è, ma se sapessero chi è veramente, non lo amerebbero. E invece io sono certo che sa se sacrificassero, come dicevano i greci, sacrificassero un po' di più a Hermes, no? Cioè, credo che tutti noi italiani, europei, gli Stati Uniti, tutti noi saremmo meglio, saremmo più felici. Dunque, tornando alla traduzione, in una fase come quella che cerco di descrivere, la traduzione è più che mai un dovere. È un dovere perché non è solo una forma di rispetto, conservazione, considerazione per le lingue e per le culture, ma proprio un qualche cosa di umanistico, cioè è una forma di rispetto e un dovere verso l'uomo, perché solo traducendo gli altri, noi e noi gli altri, traducendo le nostre reciproche lingue e quindi culture, c'è la speranza di vincere questi violenti nazionalismi, sovranismi che non possono farci se non del male. Detto ciò, ma ecco, quale forma di traduzione avremmo in mente? Qui cambio un po' il tema delle mie riflessioni, perché rassicuro tutto questo pubblico che purtroppo non riesco a vedere. Credetemi, manca molto, io non sono un fautore, cioè trovo che sia bellissimo poter rimediare, ma certo si capisce quanto è importante la presenza proprio quando la presenza non c'è, no? E quindi, vabbè, questo pubblico che ho di fronte, che spero poi prossimamente di vedere in altre forme, lo rassicuro, cioè non vorrei affrontare problemi di traduttologia, di translation studies, come si chiamano, a partire da Walter Benjamin. Non ne ho le competenze, poi molti altri potrebbero farlo meglio di me. Io mi riferisco, ecco, a quello che chiamerei la rappresentazione culturale
della traduzione. Perché un po' ingenuamente noi potremmo pensare che tutte le culture si rappresentano la traduzione nello stesso modo in cui facciamo noi. E questo assolutamente no, non è così. È una forzatura, è una proiezione di noi sugli altri. Faccio solo qualche piccolo esempio. Nelle lingue indiane sono molti termini, molte metafore culturali che designano la traduzione, ma una di queste, particolarmente appassionante, Vivartana implica, ha una connessione, diciamo, con il Vivarta della filosofia Vedanta. E significa illusione, cioè un serpente è Vivarta di una fune, il mondo è Vivarta del Brahma, cioè la rappresentazione illusoria di qualche cosa che è altrove. Beh, allora, se noi concepiamo la traduzione come rappresentazione illusoria di un'altra cosa, chiaramente cambia tutta la prospettiva del tradurre. Per esempio, ecco, lo scrupolo per la fedeltà che abbiamo noi occidentali tradizionalmente, per molti motivi, è qualcosa che è sconosciuto alla cultura indiana fino al momento della colonizzazione. E per non parlare poi di una cultura in cui esiste l'idea della continua rinascita, e la rinascita continua fa sì che un qualche cosa non sia mai l'originale di un'altra. Tutto è l'originale e tutto è copia, se volete. Quindi c'è tutto è originale, tutto è traduzione. È come dire, mettere la traduzione in termini estremamente diversi da come la mettiamo noi. Faccio un altro esempio. Nelle lingue arabe, in arabo, la traduzione è tarkama, che significa anche biografia. Perché biografia? Questo appunto gli studiosi se lo sono chiesti. Ma perché probabilmente il traduttore è concepito come qualcuno che racconta il testo di un altro, non che lo traduce, che lo racconta. E questo corrisponde anche ad altre lingue africane come l'Igbo in Nigeria, in cui la traduzione è definita con due termini, di cui uno significa spezzare, rompere, e l'altro raccontare. La cosa può sembrare assurda, ma non lo è se si pensa che sono lingue e culture che vivevano in regime orale fino a ieri e in parte ci vivono ancora. E allora, realizzare una traduzione oralmente, se non si scrive, consiste proprio nel fare a pezzi il discorso di un altro e riraccontarlo. Cioè, ha detto che, no? E poi si riprende. Quindi è un racconto la traduzione. Tra l'altro, i latinisti sanno che in latino si può dire enarro, cioè narrare fuori, per dire tradurre. Cosa che non si capisce se non si pensa di nuovo come dire, a un sottofondo orale che è anche la cultura romana ha, e quindi anche lì il tradurre è stato concepito come un raccontare fuori, un raccontare quello che qualcun altro sta dicendo in una lingua straniera. La nostra immagine culturale della traduzione è appunto trans ducere, no? Trasportare al di là, cioè noi ci rappresentiamo la traduzione come un atto di passaggio, come passare un confine. Dato che è così trasparentemente latino tutto ciò, uno potrebbe pensare che i romani, per dire tradurre, dicessero transducere. Tanto più che i francesi dicono traduire, gli spagnoli traducer, i portoghesi traducir. Insomma, c'è un sacco di lingue, queste lingue parenti del latino, che utilizzano dei successori, diciamo, dei discendenti di transduce. In realtà i romani non hanno mai detto transducere, per dire tradurre, diciamo tutto in un altro modo. E allora, ma com'è successo? Com'è stato? Io qui mi riferisco a un celebre saggio di Gianfranco Folena sul tradurre, in cui lui racconta questa storia che è molto appassionante. Dunque, tutto comincia con Aulo Gellio, un erudito romano, il quale, grande erudito, riporta a un certo punto una discussione che ci fu tra Elio Stilone e Varrone, dove Elio Stilone era il maestro e Varrone l'allievo. Elio Stilone aveva dato un'interpretazione della parola lepus, lepre,
che non convinceva Varrone. Varrone diceva: no, no, Erosione ha sbagliato. Lepus è un vocabulum traductum dal greco. Che voleva dire Varrone? Voleva dire traductum introdotto dal greco, cioè un prestito. Però sembra che Leonardo Brumi, cancelliere fiorentino, avesse frainteso o comunque avesse fatto un uso molto libero di questo testo e avesse cominciato a usare traducere, trasducere per dire tradurre. Siccome il suo latino era enormemente influente, tutti coloro che scrivevano in latino, e per la traduzione c'era poi con il Colmanese un grande interesse, tutti quelli che scrivevano in latino cominciarono a usare transducere per dire tradurre, e da qui si generalizzò l'uso di transducere per tradurre e i suoi esiti successivi. Se è così, diciamo, la storia è molto divertente perché la parola per dire tradurre sarebbe nata da un errore di traduzione, il che poi rassicura moltissimo anche tutti gli studenti quando la racconto, così perché insomma se l'ha fatto Leonardo Brumi e quando si trattava della parola per tradurre qualche errore lo possono fare pure loro. Cosa dicevano i romani per dire? Allora, come si rappresentavano la traduzione i romani? Beh, in un primo come dire, un approccio di vocabolario, si vede subito che il termine verto, vertere vuol dire tradurre. Naturalmente verte non vuole affatto dire tradurre, perché vertere in latino vuol dire rovesciare completamente, oppure addirittura fare la metamorfosi, cioè la metamorfosi di Ovidio, l'uso del verbo verto è diffusissimo, cioè quando per dire la Daphne diventa loro, c'è un'azione di vertere, vertitur. Allora, se è così, però, i romani si immaginano che tradurre vuol dire, quando lo dicono vertere, usando questa espressione, vuol dire rovesciare completamente, fare una metamorfosi, trasformare. Il che spiega, tra l'altro, come mai le traduzioni che possediamo, soprattutto quelle della commedia, Plauto, Terenzio, eccetera, le poche volte che riusciamo a confrontarle con l'originale greco, e purtroppo ci capita di rado, ma quando possiamo farlo, si vede che il testo latino è diversissimo, molto diverso da quello greco. Perché? Ma perché non volevano tradurre. Infatti Plauto lo dice sempre, Marcus Plautus vortit barbare, la vortit ha fatto il vertere, non ha fatto il tradurre come pensiamo noi, no? E quindi per questo non so mio, che sono forme di metamorfosi. Da quel momento in poi il ragazzo greco, il Merakion, che stava ad Atene e parlava greco, è diventato invece uno che fa allusioni al mondo romano, addirittura spesso al diritto, a cose estremamente romane, cioè diventa un'altra cosa, è verte. L'altro modo in cui dicono tradurre, questo credo che sia più utile in qualche modo, se non più interessante, che abbiamo poi ereditato anche noi, è con il verbo interpretor, interpretaris, che è un verbo che deriva dal sostantivo interpres, interpretis. Che cos'è un interpres? Propriamente, se si guarda le testimonianze più antiche, l'interpres non è un interprete, non è un traduttore, non è nemmeno un interprete nel senso che dà interpretazioni, è un broker, cioè è un mediatore. In Plauto c'è un caso chiarissimo in cui c'è un banchiere che ha fatto da interprete in occasione di una compravendita di una schiava. Quindi è quello, e anche Cicerone lo usa più volte in questo senso per dire mediatore d'affari. Il che torna benissimo con l'etimologia di questo termine, interprete, perché è un'etimologia trasparente, inter, cioè tra, sta nel mezzo, quel pret è il pret di pretium, quindi di una radice che è anche una radice indoeuropea, si trova anche in greco, eccetera, che ha a che fare con la compravendita, sempre comprare o vendere. In latino appunto è pretium. Propriamente allora l'interprete è uno che sta nel mezzo e contribuisce a fare il prezzo, cioè mette d'accordo due entità, due parti, due controparti. È un mediatore, mediatore d'affari che si occupa di affari linguistici. E
come tale poi l'interprete è anche l'interprete dei sogni, poniamo. Perché anche interprete dei sogni? Perché anche il sogno è un qualche cosa, come una lingua straniera, che è difficile, che non si capisce, e ci vuole qualcuno che si metta in mezzo fra il sogno, che è difficile, e una sua interpretazione, cioè una sua traduzione, un qualche cosa che diventa comprensibile, ed è l'interprete nel mezzo che fa questo lavoro. Non parliamo dell'interprete delle leggi, che le leggi sono sempre difficili, lo erano a Roma e lo sono anche oggi, e quindi ci vuole qualcuno che te le interpreti, cioè che si metta in mezzo fra questo discorso difficile, complesso, e un qualche cosa di accessibile. Ovviamente trovando un compromesso, perché questa è la funzione dell'interprete. Quando c'è una mediazione di affari, le parti non possono mai essere tutte e due contente, no? Si deve raggiungere un compromesso, e questo è per l'appunto il compromesso della traduzione, che come tale bisogna rassegnarsi, ma questo ce lo insegnano i Translation Studies. Bisogna rassegnarsi all'idea che qualsiasi trasposizione da una lingua a un'altra è un'opera di compromesso, un'opera di compromissione. Però questa che io chiamo l'interpretazio, in questo caso, ha anche un aspetto molto bello, molto utile. Se noi pensiamo che i romani praticavano l'interpretazio anche nel campo religioso, cioè loro avevano la possibilità di interpretare fra loro le divinità, di tradurle una nell'altra, ma questo non accade solo con le divinità greche, no? Tutti sappiamo Zeus è Jupiter, Hera è Juno, e via discorrendo, ma accade anche con divinità molto più lontane, per esempio Dio Wotan, germanico, è Mercurius, interpretatus come Mercurius. Una volta Tacito parla di due oscure divinità, non sappiamo proprio niente, di un popolo germanico, lui li chiama Alci, Archi, e lui dice che nell'interpretazione romana, nell'interpretazione dei romani, sono i Dioscuri, sono Castore e Pollice. Se si va a vedere questo fenomeno da vicino, che è un fenomeno, vedete, di traduzione linguistica, perché si parla sempre di tradurre nomi, tradurre parole, ma anche culturali, si vede che è fatto, direi, con grande curiosità e grande coraggio. Cioè, chi fa l'interpretazio di un dio straniero, di un dio romano, sa che non c'è una corrispondenza perfetta. Infatti, a volte di un solo dio, per esempio Serapide, se ne propongono sei o sette di interpretazioni diverse. C'è chi dice che è Dis Pater, no, alcuni dicono che è Asclepius, altri dicono che è Osiride. Perché? Perché si cercano i punti di contatto fra le divinità, no? Le caratteristiche che sono proprie della divinità straniera, e quelle che sono proprie di certe divinità locali, e fondandosi su queste si produce la traduzione. Questo è un fenomeno di enorme apertura della cultura romana, uno secondo me dei più significativi, cioè questa possibilità che loro hanno praticato per tutto l'arco della civiltà romana antica di tradurre le divinità altrui nelle proprie e viceversa. Questo purtroppo, vivendo in un mondo in cui, e torno al discorso di prima, le identità sono anche identità religiose fortissime, che spesso entrano in conflitto, lungi dal tradursi l'una nell'altra. Al contrario, no? C'è questa esclusione delle divinità altrui, abbiamo visto anche casi proprio recentissimi, proprio dal telegiornale di tre quarti d'ora fa, no? Di questo. Ecco, se confrontiamo questi due mondi, capiamo quanto ancora la traduzione, in questo senso culturale più ampio, della cultura romana ci può insegnare. Ciò detto, mi avvio a una conclusione. Ho parlato di traduzioni sinora in termini che vorrei dire piuttosto sincronici. Non dimentichiamo che la traduzione, a questo punto possiamo chiamarla anche interpretazio alla romana, cioè questo scambio, no? Questo compromesso continuo con gli altri, si pratica però moltissimo anche con il passato. Cioè, è proprio la traduzione che ci permette di rientrare in contatto con il nostro passato, quello più vicino, quello un po' più lontano che ci riporta fino all'antichità classica, quella ancora più
più distante, delle lingue, delle civiltà egizie, mesopotamiche, antiche, culture che hanno avuto contatti con il passato delle culture, no, a noi più vicine, che quindi ancora in qualche modo ci riguardano, ma soprattutto con il passato di culture di cui non sapevamo nulla fino a poco tempo fa. Si pensi all'importanza della traduzione dei testi della tradizione cinese oggi che la Cina è balzata prepotentemente, ahimè anche per motivi, come dire, più tristi, all'orizzonte dell'interesse nazionale. Cioè conoscere il passato delle culture, come quelle delle culture asiatiche, oggi è più che mai importante e purtroppo il coronavirus ci ha impedito di svolgere un convegno che avevamo organizzato insieme al nostro direttore Pierluigi Pellini e a tutti gli altri colleghi del Dipartimento, che era proprio un grande convegno sul tradurre, sulle reti del tradurre, in cui avremmo avuto anche degli studiosi di Cina antica che ci avrebbero avvicinato a questi mondi lontani. Dico perché è importante conoscere il passato non solo delle culture nostre, ma anche delle culture altre. Perché è ingenuo credere che si possa tradurre solo al presente, si possano tradurre solo le lingue viventi o le culture viventi. Le lingue non sono mai né viventi né morte, le lingue sono se stesse, la loro memoria, il proprio passato, il proprio presente, la cultura che manifestano. E quindi più si riesce a sapere del passato di una lingua e di una cultura, più la si conosce e meglio la si comprende. Quindi la traduzione io la vedo come qualcosa che si muove sempre su due assi. Un asse orizzontale, importantissimo, formidabile, ma anche un asse verticale, un asse che va a fondo, no? Che torna indietro, che va a cercare il passato nostro e anche quello degli altri. Concludo rifacendomi al Dio Hermes che più o meno ci ha accompagnato in questo tempo che siamo stati assieme. Nell'inno a Demetra si racconta che quando Persefone fu rapita, scusate, da Ade e fu trascinata agli inferi, chi è che andò a ripescarla? Hermes. Fu lui che scese agli inferi e persuase con parole abili Ade a restituire la fanciulla e la riportò in superficie. Ecco, un altro modo di concepire l'Hermes traduttore. Vi ringrazio. Grazie infinite al professor Bettini per questa lezione estremamente chiara ed estremamente godibile. Aprirei quindi lo spazio del dibattito con gli interventi prenotati in chat. Per il momento vedo dei ringraziamenti, ma nessuno ha chiesto ancora la parola. Ecco, il professor Spina chiede di intervenire. Prego, professore. Mi permette di intervenire brevemente perché è un tema che abbiamo discusso tante volte con Maurizio, però Maurizio dice sempre cose nuove e quindi volevo ringraziarlo e partire da quest'ultima idea della interpretazio, che mi ha ricordato che un elemento moderno che potrebbe essere in qualche modo messo in contatto è la traduzione simultanea, che è risorsa tipicamente moderna. Mi fa venire in mente due cose, una legata a Steiner. Io l'ho sentito una volta a Napoli e Steiner fece questa conferenza in quattro lingue usate di seguito indifferentemente, parlava italiano, spagnolo, francese e inglese. E diceva nella stessa frase, c'erano parole, quindi lui diciamo, si traduceva simultaneamente. E una volta ho sentito Isabella Rossellini che presentava il film su sua madre a Bologna, che parlava prima in italiano e poi immediatamente si traduceva in americano o viceversa. Allora, quest'idea della traduzione simultanea, che è appunto una risorsa moderna e che forse può essere collegata alla interpretazione, cioè a questa negoziazione però più meditata, parte da una sicurezza del fatto che comunque
si possa sempre interpretare e tradurre e trovare una soluzione a quello che sta dicendo l'altro. Ora, modernamente, questo ci sembra molto scontato. E ho idea che nel passato questa cosa fosse un po' più strana, e però c'era questa sicurezza. In qualche modo Aristotele sembra dire che all'origine del linguaggio c'è un'esperienza di cose comuni che poi si traducono in suoni diversi. Ecco, scusandomi per la complicazione, che però Maurizio mi conosce, vorrei chiedere appunto questo parere su una sorta di messa in comparazione fra traduzione simultanea e interpretazio. E con un carissimo saluto. Grazie. Non vedo altre domande per il momento. Allora, se il professore è d'accordo, avrei io una curiosità, se posso. Relativa a una delle sue ultime osservazioni, quando ha parlato della necessità che le traduzioni si muovano lungo un asse anche verticale oltre che orizzontale e aiutino a salvare dall'oblio dei testi antichi, ora che la lettura in originale è sempre più sempre meno praticata e sempre più soppiantata dalla traduzione. Le volevo chiedere, a suo avviso, ci sono delle opere greche o latine che sarebbe opportuno ritradurre con una sensibilità più vicina a quella di oggi? Intanto grazie a Gigi Spina per questa osservazione. La sua, ecco, lui la chiama traduzione simultanea. A me sembra più una traduzione, direi, sintagmatica, nel senso che è la stessa persona che alterna lingue diverse nello stesso atto enunciativo, diciamo, nella stessa enunciazione. Per me traduzione simultanea è più quella che credo sia, ecco, fosse abbastanza impossibile nel mondo antico, che si fa, che mentre uno parla una lingua straniera c'è un'altra persona, in generale una donna, le donne sono molto più brave in questo, che tenendosi in cuffia la persona che parla russo, cieco, quello che sia, traduce simultaneamente il discorso. Quella che descrive Gigi è molto interessante, molto appassionante come tipo di traduzione, perché evidentemente implica un dominio linguistico che, come dire, che è una gran fortuna possedere, cioè la molteplicità delle lingue di una stessa persona che è capace di alternarle o di mescolarle, e che per quanto io ne so, per quanto ho letto, costituisce un enorme vantaggio cognitivo. Cioè, coloro che crescono bilingui, trilingui o plurilingui, in generale si pensa che abbiano più facoltà, più capacità di reazione, perché ogni volta che si esprimono devono tenere sotto controllo una o due altre possibili sorgenti di rappresentazione, che come sappiamo sono solo sorgenti di parole, ma un modo di organizzare il discorso, la realtà, utilizzare una retorica diversa, una prospettiva differente. E quindi in questo modo sono molto più abituati, si dice, a far fronte alle situazioni. Quindi probabilmente George Steiner o Isabella Rossellini avevano questa fortuna, cioè di possedere questa ricchezza. Mi chiedo se nel mondo antico ci fossero personaggi del genere. Sì, sicuramente. Il possesso di, diciamo, di essere doctus in utraque lingua era un... quindi conoscere perfettamente bene greco e romano e il latino era un qualche cosa di comune per le classi colte, ma lo era abbastanza anche nelle classi popolari. Cioè, quello che a volte si dimentica è che deve essere esistito nel mondo antico, come è esistito poi nei secoli successivi, una sorta di multilinguismo, plurilinguismo spontaneo. Cioè, senza farsi troppi problemi di studiare la lingua straniera, come facciamo noi, però la convivenza con altri faceva sì che si parlassero simultaneamente più lingue, e che quindi si avesse quella competenza che Gigi descriveva. Poi la domanda di Filomena, ritradurre, io, guarda, ho difficoltà a dire quali, perché sicuramente tutte le opere antiche avrebbero bisogno di essere ritradotte. Non c'è mai una, come dire, un compromesso stabile con queste lingue del passato, come con quelle del presente, non esiste. Questo lo mostra perfettamente il tuo maestro Alessandro Fo,
che ha ritradotto egregiamente Virgilio e Catullo. Aspettiamo che ritraduca anche altro. Cioè, questa credo sia un'esperienza comune a tutti. Se si legge una traduzione di un classico, anche non solo latino e greco, ma anche inglese o tedesco, di 50 anni fa, si capisce immediatamente che andrebbe ritradotto. Cioè, suona in qualche modo lontano da una sensibilità linguistica e culturale che non è più quella in cui è nato. È un po' quindi una dannazione. Il compito del traduttore c'è questa sua dannazione, di essere caduco. Bene, grazie. Sembrerebbe che il professor Fo modestamente non sia molto d'accordo sulla sua traduzione di Virgilio di Catullo. Comunque, vedo che nel frattempo sono arrivate domande come speravo. Aveva chiesto la parola il professor Giglioli. Rapidissimo, forse non è una domanda da fare a un classicista, ma la faccio lo stesso. Volevo chiedere cosa pensa Maurizio Bettini dei progressi esponenziali di Google Translator, e in generale si parla addirittura di un computer quantistico che proprio tramite l'aleatorietà riuscirà a rendere sempre più vicine, diciamo così, espressioni che non capisce, ma riesce a riprodurre in maniera più o meno esatta per le persone che ne fruiscono. Beh, sì, appunto, non è una domanda da fare a un classicista perché purtroppo noi per ora non credo che possediamo un Google Translator del latino e del greco, ma lo sa che non ho mai provato però, eh? Quindi magari esiste, cioè, possiamo fare la prova stasera per vedere se per caso qualcuno ha escogitato un Google Translator che ci traduce l'Odissea di Omero. Penso di no. Questo sta cambiando veramente tutto, perché dai tempi in cui Umberto Eco ironizzava sulla traduzione automatica della Bibbia, in cui lo spirito errava sopra le acque, diventava in inglese the alcohol, no, perché lo spirito era inteso come l'alcol che errava sulle acque. Cioè, da quei tempi lì sono fatti dei progressi giganteschi. Effettivamente i Google Translator funzionano molto bene per le poche lingue in cui io posso controllarle, mi sembra che siano molto efficaci. Quindi sì, dovremo nel futuro anche abituarci all'idea che si potrà interagire anche senza sapere le lingue altrui. Però ecco, con un medium che è ancora un dono di Hermes, cioè per ora con i caratteri dell'alfabeto, cioè non. Ancora non ci viene data la possibilità di avere una conoscenza infusa da Google Translate, la capacità di tradurci e autotradurci direttamente in un'altra lingua. C'è sempre un medium di caratteri dell'alfabeto, una voce sintonizzata che rimpiazzerà la nostra. Però certo questo ci mette di fronte a un cambiamento, direi, epocale da questo punto di vista. Ora sarei anche io molto curiosa di sentire la domanda del professor Fo che lei ha chiamato in causa prima. Sì, vedo se riesco a entrare in onda. Ecco, vedo Simone già pronto in pista, spero che mi sentiate. Ecco, grazie, grazie Maurizio, bella lezione, interessante. Io sono andato intanto a vedere se c'era il Google traduttore, ho messo quousque tandem Catilina, eccetera, e mi ha tradotto fino ad abuso di Catalina. Non lo so, credo che siamo ancora indietro su questa cosa. Però ho sentito dire, adesso lo dico per curiosità, cioè, anzi ho visto proprio degli spot, poi non so quanto fossero illusionistici, diciamo, in cui c'era, che ne so, un cinese che parlava in un tubo, diceva la sua, e l'inglese o l'italiano la capiva tradotta nella sua lingua. Quindi può darsi anche che si arrivi a tanto e si elimini il gap linguistico facilmente. Ma io intanto ti ringrazio di avermi chiamato in causa e ti passo la palla perché ho qua appunto, non so se si vedrà, una tua rara traduzione, e cioè il tuo Mostellari è persa, e ti chiedo, tu che sei non solo un illustre latinista, ma anche appunto uno scrittore, come mai,
alla fin fine hai fatto così poche traduzioni dal latino. C'è qualche ragione? È solo così che non ti piace lo sport? Oppure hai qualche tua altra idea che magari ti riservi di tenerci come sorpresa per il futuro? Grazie. Ti ringrazio della domanda così affettuosa e personale. Sai che non lo so perché. Avevo cominciato bene, bene nel senso che ne avevo fatte le traduzioni. Ne ho fatta qualcuna anche per un'antologia che hai curato tu. Mi hai fatto tradurre delle poesie di Boezio, cosa di cui ti sarò sempre grato perché altrimenti mai avrei conosciuto Boezio poeta. E però poi a un certo punto ho smesso. Forse, come dire, mi ha appassionato di più l'aspetto interpretativo nel senso culturale, che non linguistico, del latino. O meglio, l'interpretazione linguistica, ma fatta su singoli segmenti che portavano a capire certi aspetti della cultura antica. E quindi in qualche modo decostruendo il testo, no? Spezzandolo, e prendendo quei segmenti che mi conducevano, perlomeno avevo l'impressione che mi conducessero a capire qualche cosa della cultura, mentre tradurre un intero testo era piuttosto un confrontarsi con una persona, con un autore, quindi con un mondo individuale. Ho cercato forse di approfondire mondi più collettivi attraverso le parole, attraverso i segmenti di testo, che non singoli autori, come hai fatto splendidamente tu, già diverse volte. Ho anche tradotto una Fedra che è andata in scena, ma sono mai pubblicata. Effettivamente è vero, ci deve avere qualche cosa con le traduzioni, perché poi ce l'ho lì e non l'ho mai pubblicata. Beh, dai, questa può essere un buon progetto per l'immediato futuro. Ti ringrazio della risposta e passo la palla a Filomena. Sì, vedo che è già pronto il professor Beta, per cui prego, professore. Grazie Filomena, grazie Maurizio, diciamo che questa tua chiacchierata ci ha fatto ancora di più rimpiangere il convegno che siamo stati costretti ad annullare, che sarebbe stata sicuramente un'occasione bellissima di parlare della traduzione. Io volevo chiederti una cosa, è vero che il mito greco, il mito classico sull'origine delle lingue degli uomini non è, diciamo, paragonabile, confrontabile con quello molto più noto della Bibbia, e cioè quello di Babele. Però tu sai che Callimaco aveva parlato in una sua composizione, in un giambo, di una storia che non era molto diversa, e cioè aveva raccontato che in realtà gli animali erano dotati della parola, esattamente come lo erano gli uomini dell'Antico Testamento, se non che avendo fatto arrabbiare Zeus, la volpe aveva detto che Zeus non governava in modo giusto, Zeus per punizione tolse la voce agli animali e la diede agli uomini, nel senso che ogni uomo, cioè alcuni uomini ricevettero una voce particolare, per cui uno aveva avuto quella del cane, uno dell'asino, eccetera, eccetera. Questa storia è soltanto un'invenzione di Callimaco scherzosa, oppure secondo te c'è dietro anche qualcos'altro che noi abbiamo perduto? Penso che sia un'invenzione di Callimaco, perché per quanto mi risulta è l'unica testimonianza che abbiamo in proposito, e che però fa, come si dice, fa sistema con uno strato importantissimo della cultura antica, che sono le favole di animali. Cioè, forse non si riflette abbastanza sul fatto che la favola di animali presuppone, dà per scontato, che gli uomini e gli animali possano parlarsi, si possano scambiare delle parole, no? E quindi questo giambo di Callimaco sembra un po' una risposta alla spiegazione del perché nella realtà non avviene quello che invece avviene nella favola di animali, cioè da dove gli animali parlano. È come se, come dire, se tracciasse un po' la storia di quello che è successo e che ha impedito a un certo punto agli animali di comunicare con gli uomini come facevano un tempo. Filone di Alessandria riprenderà, probabilmente conoscerà Callimaco, se lo inventa lui, non lo so, in qualcosa di simile, perché
A un certo punto, in uno dei suoi commenti alla Bibbia, proprio commentando l'episodio di Babele, dice: un tempo gli animali avevano tutti la stessa voce, poi però pretesero l'eterna giovinezza dagli dèi, e gli dèi li punirono con la Babele dei versi. Quindi questa è una cosa abbastanza simile, ma che sembra però un'applicazione di Callimaco alla cultura ebraica, è una specie di mescolanza tra queste due dimensioni. Temo che il professor Beta abbia avuto qualche inconveniente tecnico perché ho visto che ha lasciato la riunione, forse è rientrato, non so se poi le chiederà di riprendere il suo intervento. Ora, nel frattempo, vedo che sono arrivate un paio di domande. La prima di Carlo Perelli dice che non vorrebbe riaprire dibattiti didattici, e in effetti è un bel bisticcio, ma alla luce di quanto detto chiede: cosa fare della traduzione nel liceo classico e come considerare i cosiddetti latino e greco vivi? Bellissima questa figura retorica con cui Perelli introduce la sua domanda. Non voglio riaprire dibattiti didattici, però in questo modo si riapre il dibattito didattico per eccellenza presso noi classicisti. Ma dunque, considerare il latino e il greco vivi, questo secondo me implica una riflessione su cosa vuol dire lingua viva e lingua morta. È morta una lingua, secondo me, quando veramente nessuno parla più, non è stata registrata, non è stata scritta, non ha lasciato un archivio di testi e soprattutto non ha lasciato discendenti, come appunto moltissime delle lingue americane di cui parlavamo prima, che si sono estinte senza lasciare nulla dietro di sé. Però, e questo per me sono lingue morte, morte e anche sepolte. Dire che il latino e il greco siano lingue morte è sbagliato, in particolare per il latino, ma anche per il greco, perché il latino in realtà è una lingua che è morta per un certo aspetto, perché non ha dei parlanti spontanei, ma è viva per moltissimi altri aspetti, perché continua a vivere nelle lingue a cui ha dato origine e che si sono nel tempo rilatinizzate attraverso lo studio del latino, generazione dopo generazione. E quindi nel lessico, nella sintassi, nelle visioni del mondo, cioè il latino continua a vivere. E lo stesso per tanti aspetti il greco, che ha la lingua della filosofia, cioè il modo di pensare filosofico, di argomentare, eccetera. Quello è un qualche cosa che continua la cultura greca e la lingua greca. Ci sono certi aspetti anche, non so, del linguaggio filosofico tedesco che riprendono pari pari certe strutture sintattiche che sono proprie dei dialoghi di Platone, cioè, come dire, ecco, chiamare morte francamente queste lingue che hanno alle spalle un simile archivio di cultura, di testi e di pensiero, credo che non sia giusto. Detto ciò, come mantenerle vive nella scuola? Questo è un vecchio dibattito didattico che tante volte abbiamo fatto. C'è un modo, diciamo, di uccidere le lingue morte, maramaldescamente, che viene praticato purtroppo ancora in molte scuole, facendo del latino e del greco, spesso del latino, soprattutto fuori dai licei classici, una materia noiosa che è meglio tutto sommato non studiare, che è sufficiente, diciamo, per passare poi alla classe successiva e conoscere in maniera approssimativa, soprattutto per certe regole di grammatica, eccetera. Ecco, in questo modo veramente si uccidono delle lingue che per me sarebbero morte. L'altro modo è quello di tenerle vive attraverso la bellezza e la ricchezza della cultura che si portano dietro. Quindi quando si fa vedere, si fa capire a un ragazzo quello che c'è dietro un poema, anche come l'Eneide, o dietro certi brandi storici che fanno vedere modi di vita, di pensare, di organizzare la società, il mondo, eccetera. Cioè, quando si va a vedere che dietro i pronomi personali, dietro i dimostrativi, no, dietro eius, eccetera, c'è un mondo di cultura, ci cioè sono delle cose belle, delle cose che sembrano altre, rispetto a come siamo noi. Ecco. A quel punto si mantengono vive anche le lingue perché sono quello strumento che dicevo prima, che
che serve a entrare dentro un universo culturale. Naturalmente, se invece si sbarra la porta immediatamente alla cultura, alla ricchezza di quello che c'è dentro le lingue, per limitarsi a uno studio formale, superficiale, spesso imposto, impositivo, eccetera, è chiaro che così troveranno veramente a Ora ci sarebbe una domanda che ci ha girato la Carbè da parte di un ascoltatore che ci sta seguendo in streaming, Antonio Che. Chiede se era Hermes, quella divinità che quando era, tra virgolette, presente, calava il silenzio in un consesso. E se sì, come lo si può interpretare in senso ermeneutico? È un proverbio greco che tramanda Plutarco, Hermes è nella stanza, che tra l'altro poi splendidamente riprende Rilke in una poesia proprio dedicata a Ceste, riprende questo tema del terrore che si spa, il silenzio che arriva quando è in una stanza, quando cessa la conversazione. E si diceva appunto, i greci dicevano, è passato Hermes. Questo si spiega per l'altro tipo di comunicazione che Hermes ha, che è quello con il mondo dei morti, quello che dicevo prima. Cioè, sta passando Hermes quello che è psicopompos, cioè che conduce le anime agli inferi. E quindi come tale è un passaggio funebre. Però Hermes sta sempre facendo il suo lavoro, interrompe la comunicazione degli uomini, tra gli uomini, perché sta attivando la comunicazione tra il mondo di sopra e il mondo di sotto. È una comunicazione funebre che suscita contestualmente il silenzio umano. Bene, proviamo ora a recuperare la domanda di un ascoltatore o un'ascoltatrice dal nome un po' enigmatico, lo scatolone dei ricordi. E chiede come mai si riscontra spesso una certa ostilità verso le traduzioni in italiano contemporaneo di opere italiane del passato. Ad esempio, giudizi contrastanti sulla traduzione in italiano contemporaneo del Decameron fatta da Busi. Ricordo queste polemiche anche quando alcuni illustri italianisti hanno proposto di ritradurre Boccaccio. Come dire, è difficile considerare così lontano l'italiano del 200 e del 300 da dover essere tradotto. Però io personalmente credo che a scuola glielo farei fare ai ragazzi, cioè non ci troverei niente di strano. Oppure veramente gli farei leggere anche opere italiane che altrimenti non leggerebbero, non leggerebbero più. Perché leggere il Boccaccio è difficile. In questi giorni di clausura e di pandemia sembrava che tutti gli italiani avessero letto altro che il Boccaccio, no? Ma il Boccaccio è difficile, cioè, non è possibile che tutti avessero questa dimestichezza col Boccaccio, ma mi ha molto lasciato incerto, anche incuriosito questo ritorno al Boccaccio. Sì, secondo me bisognerà pian piano rassegnarsi all'idea che anche certi classici lontani, seppure nella nostra lingua, debbano essere tradotti, anche perché onestamente è così difficile mettere delle barriere, dire fin qui questo è il latino, questo è l'italiano. Passaggio, l'evoluzione di una lingua ha talmente tanti, tanti strati, talmente tante facce, no? E si verificano così tanti fenomeni di ritorno anche al passato, in una stessa lingua che recupera quella che era stata parlata secoli prima, eccetera, che francamente non lo so, a volte mi sembra che certe forme dell'italiano antico siano più simili al latino che non all'italiano contemporaneo. È un po' il problema, no, dello stabilire la differenza tra la lingua e il dialetto, in cui si usano dei parametri molto volgari, quantitativi. Si dice quando due gruppi parlanti si capiscono fra loro al 70%, allora siamo di fronte a dialetti, no, non a lingue, che è un modo, come dire, rozzo, quantitativo, e che però rende abbastanza l'idea, cioè c'è un momento in cui non ci si capisce più, allora la lingua diventa un'altra, e
Invece, finché ci si capisce abbastanza, possiamo considerare che stiamo parlando la stessa lingua. Quindi affronto così, mi vergogno, con pochi concetti elementari, questo è un problema molto difficile in lei conta. Non mi ero nel frattempo dimenticata di Gianluca Leoncini, per cui vado a leggere la sua domanda. In che modo è possibile tradurre come si deve da una lingua di cui non si ha memoria? Bisogna accettare solo traduttori che hanno tale memoria? Credo che bisogna accettare traduttori che hanno il più possibile memoria di quella lingua. Difficilmente un traduttore potrà avere una memoria totale, completa di un'altra lingua, però più ne ha e meglio è. E qui mi vengono in mente le parole di una traduttrice molto brava, Elide Carmignani, che una volta ho sentito alla radio che faceva questo discorso, diceva: "Va, io ho tanti amici che mi dicono: ah, io leggo solo Proust, leggo solo in francese, perché no, non in italiano, leggo in lingua originale." E lei diceva: "Sì, ma questi amici, ma sarà, sono così sicuri di capire veramente? Cioè, non è che poi capirebbero meglio la recherche se gliela traduce un francesista che appunto ha molta memoria di quella lingua e quindi la sa trasporre in una maniera più ricca, più, come dire, più ermetica, diciamo, che non invece qualcuno che sa abbastanza bene il francese, ma non possiede poi, se non in minima parte, la memoria di quella lingua. Quindi credo che nessun traduttore possieda mai veramente la memoria di un'altra lingua. Dall'altro, molti parlanti di una lingua non ne possiedono la memoria, la possiedono solo malamente. L'importante è che si punti ad avere il più possibile. Questo sì, questo chiederei a un produttore. Ora è la volta della professoressa Puliga che chiede di poter intervenire un momento. Ciao Maurizio, ti volevo intanto ringraziare e ti dico anche che stasera ho detto, beh, insomma, Maurizio parlerà di Werther, abbiamo letto i tuoi lavori su Werther, invece si impara sempre qualcosa, davvero, come diceva Gigi. Ecco, alla luce di quello che hai detto, mi sembrava che forse occorresse una piccola precisazione, diciamo, di tipo ermeneutico interpretativo alla domanda che ti ha fatto il professor Perelli. Quando credo di aver capito così, che lui volesse chiedere se che cosa tu pensi del latino e greco come lingue vive, nel senso di usate per parlare, diciamo, di realtà moderne, tanto per fare un esempio, il cosiddetto metodo Natura, metodo Herberg, metodo Miraglia, quello che abbiamo visto, diciamo, anche avere una certa fortuna. Allora io mi chiedo, penso di sapere cosa ne pensi, ma alla luce di quello che hai detto, non abbiamo abbastanza testi noi da tradurre, semmai il problema è non essere riusciti a tradurre bene tutto quello che abbiamo. Ora va bene, ha ricominciato Alessandro Fo, tu continuerai, io chissà se in vecchiaia non mi metto anche a tradurre qualcosa, però ecco, non è il caso di dire qualcosa di abbastanza certo e definitivo su questi esperimenti che io trovo anche pericolosi dal punto di vista dell'allontanamento degli studenti e dei ragazzi dalla passione per il latino e per il greco, perché non più tardi di oggi pomeriggio io sono stata invitata, diciamo, virtualmente a partecipare a a un seminario in cui il relatore avrebbe parlato in latino del tema del bullismo nella cultura romana. Ora, ecco, mi chiedo che senso può avere in latino, una conferenza completamente in latino. Allora, può avere un senso? È questo forse quello che intendeva chiederti il professore? Però il tuo illuminato parere, perché
a volte si sentono anche persone molto illuminate che sostengono che questo sia un buon metodo per avvicinare le persone, gli studenti anche alla cultura e alla lingua latina. Grazie. Grazie Donna, sì, sei un'ottima interprete, appunto come ha detto Perelli, hai effettivamente tradotto bene la sua domanda, io non avevo risposto, avevo pensato che andare in quella direzione, ma volevo fare subito un parallelo, cioè io ho conosciuto una volta, mi pare a Oxford, un gruppo di persone che si riuniva per parlare gaelico e siccome poi era a tavola con loro, questi a un certo punto hanno cominciato a parlare gaelico, posso dire che è un'esperienza forte, perché poi il gaelico è veramente una lingua strana. Però, ecco, c'è un'enorme differenza tra un gruppo di persone che si ritrova a parlare gaelico e un gruppo di persone che si trova a parlare latino. Perché il gaelico è una lingua che è ancora parlata, che è a rischio, che sta morendo, che ha una cultura che è continuata nel tempo. Il latino parlato si tratterebbe di reinnestarlo completamente da capo su una società, su una cultura che non è la sua, diciamo. Tant'è vero che il bullismo, ecco, non è un tema sicuramente trattato da Cicerone. Ecco, questo voglio dire, mi sembrano piuttosto queste delle forme che gli inglesi del secolo scorso avrebbero definito sport. Sono forme di sport in cui uno si ritrova e può a un club in cui si gioca, che ne so, con gli scacchi alla rovescia, altri si specializzano nel gioco del golf, altri si specializzano nel parlare tra loro latino, va benissimo, però ecco, in questo modo si dimentica una cosa fondamentale, cioè la bellezza, il lato positivo della lingua morta, cioè della lingua che ti serve per entrare dentro una cultura che è lontana, che ci ha lasciato, che è diversa, che è altra, e che quindi io, imparando questa lingua, penetro dentro una cultura che non conoscevo, non possedevo. Entro dentro appunto la memoria, no? Come dicevamo prima. Entro dentro la memoria di un'altra lingua. Invece nell'altro modo io faccio il processo opposto, cioè trascino una lingua in un terreno artificiale che non è il suo e la faccio reagire con il bullismo, il gioco del calcio, il governo Conte, che più ne ha più ne metta. Ecco, ritengo che sia una forma, sia pure nobilissima, di sport, che però non dovrebbe essere questa la funzione dell'apprendimento del latino e del greco nella scuola, perché non c'è un valore in sé di queste lingue, non so se mi spiego. Anche questa idea che siano lingue, una è la lingua geniale, no? Diventata l'altra è tradizionalmente la lingua logica, non è vero, né l'una né l'altra cosa, il latino non è più logico dell'italiano, del turco, di tutte le altre lingue, e il greco non è più, erano geniali chi la parlava, ma non fu geniale la lingua. Ecco, in questo senso quindi insegnare la lingua in sé come se fosse un valore talmente forte che lo utilizzo per parlare di cose che con quella cultura non hanno niente a che vedere, è un po' un'occasione persa. Ripeto, chi la fa è bellissimo, è molto meglio che andare alla partita, non so, è molto più nobile come passatempo, però non vorrei che fosse esportato nella scuola, perché è uno stravolgimento di questo meraviglioso strumento culturale. Allora, salutiamo la professoressa Pulica. Immagino, professore, nel frattempo avrà visto che la dottoressa Gorini lo ringrazia, ha avuto dei problemi con la connessione, lo ringrazia anche per aver ricordato Filone, che essendo ebreo e conoscendo bene la Bibbia, parlava con cognizione di causa. E, si è poi riprenotato il professor Fo, che vedo già pronto, immagino per replicare sulla questione del latino vivente. Sì, perché notoriamente sono un grande sostenitore del latino vivente. E allora volevo subito approfittarne. No, c'erano tanti spunti che volevo brevemente raccogliere prima che questo dibattito volga al termine. Intanto quello della lingua come compromesso, su cui ha tanto della traduzione come compromesso, su cui ha tanto insistito Maurizio, e chi pratica la traduzione se ne rende conto a ogni millimetro.
E anzi ne approfitto anche per ringraziare Donatella che ha voluto nuovamente ricordare la mia attività di traduttore. Prima scherzando citavo Crozza, adesso questo non credo che farò altre traduzioni, ma poi finirà magari che non riuscirò a resistere e confesserò tra parentesi che mi piacerebbe, prima di lasciare questa barba di lacrime, poter tradurre Le bucoliche, magari assegnando le note a Filomena, che già ha dato buona prova di sé all'altro Virgilio Maior che abbiamo fatto insieme, l'Enei. Ma essenzialmente volevo anch'io associarmi alla linea Maurizio Donatella contro questa cosa del latino vivente. Anch'io ho avuto degli allievi entusiasti del latino vivente che frequentano la famosa accademia da cui io stesso, come Donatella, ho ricevuto oggi questo invito a questa conferenza. Però io quando leggo Mazza da baseball tradotto Pilamaleus sto fra il riso e il mal di pancia, insomma, e quindi penso veramente come Maurizio che sia un equivoco, che sia un fraintendimento di quello che dobbiamo fare. Ecco, la mia non è una opinione molto autorevole, però richiamo proprio a quel senso di storicità, di diacronia che ha dato così bene Maurizio e che ci ha fatto vedere anche nella risposta che ha dato prima al collega come il latino presunto morto sia vivente un po' meno dell'italiano presunto vivente del Boccaccio in linea di estinzione, e quindi c'è, diciamo così, la linea del tempo che modifica le lingue. Una stessa lingua è il latino, poi è l'italiano del Boccaccio, poi è l'italiano di Maurizio Bettini, e non c'è posto per le mazze da baseball, insomma, tradotte come Pilamaleus, secondo il mio modesto avviso. Ecco, scusate l'intrusione. Ho visto, se posso intervenire, ho visto una domanda sulla chat, che è una domanda che un po' mi inorgoglisce, perché dice che ha letto Homo Sum, gli è piaciuto, il mio libro si chiama Homo Sum, e mi chiede se c'è un nuovo libro al quale sto lavorando. In effetti ce n'è uno, ma non è un libro sulle lingue antiche, non è un libro sulla classicità, ma anzi è un libro che già terminato probabilmente sarebbe uscito in questi giorni se non ci fosse stata la pandemia e quindi tutte le conseguenze, ed è un libro sulle identità, dove si parla anche chiaramente del problema linguistico, ma soprattutto di questi furori dell'identità che si sono placati per un poco adesso, perché c'era un male più forte, ma torneranno sicuramente a infuriare presto, e questo sarà appunto il mio nuovo libro. Grazie anzi per avermelo chiesto. Mi pare non ci siano altre domande sulla chat, e mi sembra fra l'altro anche un bellissimo modo per chiudere, sia ricordando Homo Sum, sia con questo annuncio di un prossimo scritto, per cui ringrazio ancora il professor Bettini per questa lezione davvero piacevole, e lo saluto sperando che ci si possa presto incontrare nel mondo reale. Ringrazio per l'attenzione, saluto tutti coloro che hanno partecipato a questa serata, ricordo che mercoledì prossimo, 20 maggio, sempre alle ore 21, la professoressa Paola Italia terrà una lezione dal titolo Editing 2000, introdotta dalla professoressa Maria Rita Di Giglio. Essendo Hermes, se non ricordo male, anche il guardiano delle porte dei sogni, vale la pena di raccomandarci tutti a lui per fare dei bei sogni questa notte, e quindi non mi rimane che augurare buonanotte a tutti. Buonanotte, arrivederci.